Buongiorno e benvenuti al video in cui vi consiglio alcune storie che parlano di bullismo. Il primo romanzo che vorrei consigliarvi oggi si intitola Almeno il cane è un tipo a posto. È un romanzo molto particolare, raccontato a più voci. Sono brevi capitoli e ogni capitolo ha una voce narrante diversa. Un romanzo corale, potremmo definirlo. È un romanzo a tratti anche molto commovente, ma anche un romanzo estremamente divertente che vi farà molto ridere in alcune pagine. È la storia di un ragazzo che si chiama Massimo, che viene preso di mira da un bullo, Vito, che comincia col chiamarlo Minimo e poi infierisce su di lui in molti altri modi. Ma come vi dicevo, è anche un romanzo corale, perché ci sono, oltre alle voci di Massimo e di Vito, quella della sorellina di Massimo, Margot, che è una delle voci anche più buffe di questo romanzo. Ci sono i più cari amici di Massimo, Celeste, Filippo, Stefania, con tutte le loro storie familiari, personali. C'è tutta la storia del palazzo in cui abita Massimo, delle sue vicine, e tutte queste storie sono destinate a intrecciarsi in molti modi. In una storia, come vi dicevo, che ha dei momenti molto drammatici, ma altrettanti assolutamente comici. Un altro romanzo che vorrei consigliarvi si intitola Obbligo o Verità. È un romanzo che ho amato molto, soprattutto per il punto di vista molto particolare. È raccontato in prima persona da una ragazza che si chiama Nora. Il prologo di questo romanzo è molto molto intenso. Il libro si apre con una pagina in cui noi capiamo che qualcosa che non doveva accadere è già accaduto e che Nora sta riflettendo su come avrebbe potuto evitarlo. La storia poi prosegue, ricominciando appunto dall'inizio, a raccontarci le relazioni tra un gruppo di ragazze di scuola media e in particolare la storia di Karin, che inizia a essere presa di mira da alcune compagne di classe, che la deridono, la isolano, le danno fastidio in molti modi, fino ad arrivare a un momento, in una festa in cui si spingono a farle qualcosa di davvero molto cattivo. Il prossimo romanzo che vorrei consigliarvi si intitola Cosa saremo poi? È un libro molto intenso. È un libro sicuramente che richiede maturità a voi lettori, ma io sono convinta che, per esempio, i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado possano già leggere una storia così intensa. È la storia di una ragazza che si chiama Lavinia, che ha 14 anni e che ha tentato il suicidio. Questo è accaduto prima che la storia si apra. È qualcosa appunto che è già accaduto e nella storia ci viene raccontato come questa ragazza è arrivata a questo punto, ma soprattutto come può cercare di tornare alla vita. Lavinia è stata presa di mira da un bullo e dai suoi complici, è stata umiliata fino a appunto deprimersi al punto da non avere più voglia di vivere. Lavinia però è sopravvissuta e deve imparare a tornare a scuola, a ritrovare delle ragioni per cui essere felice, per cui costruire il suo futuro. È un romanzo che ci racconta di come può essere feroce il bullismo, ma anche delle passioni che fanno tornare a sorridere, che ci parla di teatro, di amore, di amicizia. Poi vorrei consigliarvi un romanzo a fumetti, graphic novel. Come si possono definire. È una storia bellissima, toccante, poetica, una storia che parla di amicizia, di natura, di amore per i libri e anche, sì, un po', di essere vittime di bulli o di bulle. Si intitola Jane, la volpe e io. Ed è la storia di Hélène, che è una ragazza timida, una ragazzina timida, un po' in sovrappeso, molto dolce, molto intelligente, che ama moltissimo la lettura e si rifugia spesso tra le pagine dei romanzi per sfuggire a una realtà che non è sempre facile. La sua realtà addirittura noi la vediamo in bianco e nero, tranne quando si immerge nelle sue letture. E durante questo romanzo lei sta leggendo Jane Eyre. Hélène dovrà andare a un campeggio estivo e lei ne ha molto timore perché pensa che lì sarà ancora più presa di mira da chi le dà fastidio, ancora più che a scuola. E a questo campeggio però ci sarà qualcos'altro a colorare la sua vita, l'incontro con la volpe che trovate nel titolo. Infine, l'ultimo consiglio che voglio darvi oggi non è un romanzo, non è una storia, è un manuale. Si intitola Cyberbully al tappeto ed è un manuale che è una vera e propria scoperta, a volte anche per gli adulti, anche se è scritto per ragazzi come voi.
In questo manuale veniamo guidati a scoprire le grandi risorse di internet, tutti gli usi che ne possiamo fare, senza terrorismi, esaltando tutte le cose meravigliose che con internet possiamo fare, ma anche con delle strategie pratiche per difenderci, per non metterci nei guai, per non correre il rischio di diventare noi dei bulli su internet e anche per non subire il bullismo di altri e non trovarsi in situazioni spiacevoli. Veramente un manuale utilissimo e prezioso che consiglio a chiunque di voi abbia un accesso a internet. Io vi auguro buone letture e spero che questi libri possano ispirarvi a riflettere anche sulle dinamiche che a volte si innescano tra ragazzi e ragazze.